in Germania, cioè anche in Svizzera, nei paesi di lingua tedesca e olandese, le correlazioni fra psichiatria, poesia, letteratura, filosofia sono sempre state molto strette. Se non avessi anche qui letto i miei prediletti libri tedeschi, non avrei avuto probabilmente il coraggio di farlo, perché da noi non so quanti psichiatri abbiano comunque continuato a cercare di trovare correlazioni fra psichiatria, poesia e letteratura. Anche i grandi come Danilo Carniello non l'ha fatto. Enrico Morselli sì, anche se non in maniera forse così sistematica come ho fatto io. Se non avessi conosciuto il tedesco, continuo a dirlo, se non avessi letto questi grandi libri in tedesco, non avrei avuto, probabilmente ci arrivavo lo stesso, ma non avrei avuto il coraggio di farlo. E anche ho trovato, per la verità, fin dall'inizio, sia Carlo Lorenzo Cazzullo come Gildo Gastaldi, che è il direttore della clinica neurologica e psichiatrica di Milano. Psichiatria intesa come ricerca dell'umano, la psichiatria intesa come ricerca senza fine della vita interiore degli altri, dei pazienti, ma anche di quelli che non sono pazienti. Psichiatria come ricerca degli abissi che si nascondono nella nostra vita interiore. La psichiatria anche come ricerca dell'importanza che le emozioni hanno nella vita. La filosofia di per sé, la psichiatria tradizionale, oggi sempre dominante, si occupa pochissimo di emozioni. Anche se non ci fosse stato il libro di Martha Nussbaum che ha in qualche modo riportato alla ribalta filosofica le emozioni, queste sarebbero sempre state negrette, tanto più che una corrente filosofica e anche psicologica, qualche volta dominante, è sempre stata quella di ritenere che senza emozioni si vive meglio. Sono tesi che vengono ancora oggi proposte, nel senso che le emozioni, è vero, rallentano le azioni, le emozioni fanno perdere tempo rispetto all'uomo faber, all'uomo robot, che è sempre stata una delle mete così alternative a quelle di una filosofia che tenesse conto anche delle emozioni e di una psichiatria che di emozioni comunque non dovrebbe sapere fare a meno, benché i grandi testi di psichiatria, quelli famosi, Toto Jaspers, quelli di Krebs, Tanzi e Rugolo, ma anche tutti gli altri testi di emozioni parlano davvero poco. Se la fenomenologia è la passione delle differenze, ed è una delle bellissime definizioni che è stata data da un filosofo tedesco, Moritz Geiger, la psichiatria, la fenomenologia ci aiuta a distinguere lo spettro infinito delle emozioni che vivono in noi, le quali incominciamo a conoscere dentro di noi, incominciamo a valutare quante nostre azioni
quanti nostri pensieri dipendono dalle emozioni che ci sono in noi, dal loro alternarsi, dalla loro metamorfosi. Se allora, nonostante tutte le sovrastrutture razionalistiche, la psichiatria è comunque innanzitutto ricerca e riscoperta del mondo affettivo e emozionale di una persona che sta male, perché la ragione è colpita mortalmente, certo, in quelle che sono le malattie neurobiologiche, ma le sofferenze psichiche, quelle di cui la psichiatria si occupa, di cui i neurologi non dovrebbero occuparsi, anche se ormai si occupano anche di queste, sono sostanzialmente nutrite di emozioni. E allora, da una parte, quale sorgente più ampia, quale sorgente più creativa, quale sorgente più sconfinata, quale sorgente più completa di emozioni, dell'infinito loro variare, se non nella poesia, se non nella letteratura che ci aiuta a cogliere sfumature emozionali che ci sfuggirebbero. La stessa malinconia, nelle sue differenziazioni, certo, malinconia, tristezza vitale, tristezza che sconfina nell'angoscia, depressione, anche queste emozioni qui, comunque, in leopardi, ad esempio, le ritroviamo quanto mai intense, quanto mai vive, quanto più aperte ad una possibile educazione alla quale uno psichiatra dovrebbe arrivare in ordine alla valutazione, alla indicazione, alla tematizzazione delle emozioni, cercando di rispettarle, cercando di ritrovare parole, sempre le parole che non feriscano, che non facciano del male. I grandi testi di letteratura che cosa fanno? Il suicidio, il suo mistero infinito. Se noi non abbiamo letto I dolori di Giovane Werther oppure Anna Karenina, sapremmo comunque, non sapremmo cose altrettanto profonde di quanto vanamente la psichiatria va alla ricerca. La montagna incantata, la solitudine, la dipendenza dei luoghi, la perdita di iniziative che talvolta nasce dalla persistenza dei luoghi in cui viviamo, l'enorme importanza che ha il tempo, che Thomas Mann anche, e Sant'Agostino hanno comunque studiato, analizzato, riportato alla luce con una tale ricchezza che anche una psichiatria che non può non essere sensibilissima al tema del tempo, già ne abbiamo parlato, non può non nutrirsi. Certo, tutto questo nelle misure in cui riteniamo che accanto alla psichiatria biologica, indispensabile, ci siano questi larghi incontaminati di una psichiatria che è anche scienza umana, come da sempre la psichiatria tedesca ha affermato. I grandi testi di letteratura, appunto, di psichiatria ci consentono, da una parte, anche se pensiamo a Robert Walser, letto qualche suo romanzo bellissimo, 30 anni in manicomio,
in Svizzera 30 anni e che scrive romanzi di una bellezza incredibile, schizofrenia, senza dubbio. Ecco, che cosa conosciamo noi della schizofrenia se ci limitiamo a leggere quelle che sono le definizioni secche, aride, come il deserto del DSM quarto o quinto. E se vogliamo invece cogliere la schizofrenia nella sua dimensione umana, nei confini che nella schizofrenia si aprono a volte istantaneamente, dolorosamente, ma anche meravigliosamente. I romanzi di Robert Walser sono le cartelle cliniche che io non ho mai trovato fare in psichiatria, certo perché la psichiatria non può farlo, ma se una cartella clinica come quella che faceva Morselli teneva conto anche del mondo emozionale della paziente o del paziente che aveva dinanzi a sé, oggi il valore formativo, maieutico delle cartelle cliniche in psichiatria sarebbe enorme. E allora poesia, letteratura e anche certo inizialmente filosofia, perché Karl Jaspers è arrivato a parlare della fenomenologia come premessa fondamentale alla conoscenza, alla diagnosi e alla cura in psichiatria, come già altri filosofi avevano, come Husserl, avevano appunto riflettuto sui misteri della conoscenza, che non sono solo quelli positivistici che ci presentano la realtà come ci appare nella sua apparenza. E allora questi sono soltanto alcuni esempi. Nel campo poi della poesia mi sono occupato molto spesso sia delle poesie di Guido Gozzano, che ci dice appunto come facilmente non si sappia riconoscere in una nostalgia segreta, come sono tutte le poesie di Gozzano, anche il segno di una malinconia che senza quelle poesie non sapremmo, dico io, diagnosticare nel loro corrente, certo non patologica, non psicotica, ma semplicemente reattiva o neurotica, come un tempo si diceva. Poi mi sono occupata a lungo delle poesie di Antonia Pozzi, di questa ragazza ricchissima, con tutte le qualità, che moriva suicida a 26 anni, e poi di Trakl, questo poeta tedesco che moriva suicida a 27 anni, e poi di Silvia Platta che moriva suicida a 32 anni. Insomma, se la psichiatria è scienza dell'uomo, scienza che vuole intendere la condizione di sofferenza psicotica nel suo intrecciarsi di elementi biologici, ma di elementi che fanno parte comunque della vita e della umanità di ciascuno di noi, la psichiatria non può non fare a meno, per quanto è possibile, con tutta la discrezione possibile, con tutto il linguaggio meno rude, meno tecnico, no? Meno epigrammatico di quello che non sia il linguaggio della psichiatria tradizionale. E poi a fare psichiatria c'è sempre il rischio, secondo me, di inaridirci. Si può vivere e morire di psichiatria senza avere mai
fino in fondo riflettuto sul senso delle cose che abbiamo fatto, sul senso del suicidio, sulle cose che magari avremmo potuto fare per evitare un suicidio che magari l'aver letto Anna Karenina ci avrebbe aiutato a cogliere più rapidamente, più complessivamente. Sono soltanto ovviamente frammenti di questo discorso senza fine che comunque nasce, ripeto, dalle sorgenti di una psichiatria nobile, come è stata quella appunto degli psichiatri tedeschi, Freud, Jung, ecco, sì, certo, ma psichiatri in qualche modo no, geniali, per cui con i quali il confronto avviene comunque con la categoria dell'inconscio, che non è quello che comunque la fenomenologia può prendere in considerazione, se non riconoscendone l'esistenza, no, ma non ammettendo comunque che tutto quello che siamo possa essere ricondotto a sorgenti del tutto inconsce.